Un'organizzazione composta da extracomunitari di nazionalità africana che si era specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città di Pescara è stata smantellata dai finanzieri del comando provinciale che all'alba di oggi, anche con l'ausilio di unità cinofile, hanno eseguito 15 ordinanze di misura cautelare personale nei confronti di altrettante persone. Nel corso delle indagini sequestrati 4,5 kg di droga. La portata per noi è molto significativa, va al di là del semplice risultato investigativo che poi speriamo si traduca anche in risultato giudiziario. Parliamo di 15 ordinanze nei confronti di soggetti tutti extracomunitari presenti sul territorio pescarese. E in questo la rilevanza appunto va oltre il numero investigativo. Ci preme dare evidenza del fatto che le istituzioni ci sono, a tutti i livelli, prefettura, autorità giudiziaria, forze di polizia e guardia di finanza, sono particolarmente attenti al contesto attuale. La presenza di extracomunitari sul territorio è attenzionata e laddove si orientano a delinquere noi siamo presenti. I cittadini abbiano fiducia nello Stato, le istituzioni sono pronte a rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio e dei cittadini. Non è la prima operazione, non sarà l'ultima. Ricorderete che già qualche mese fa, sempre nei confronti di questo target di soggetti, abbiamo condotto l'operazione Bazar a dimostrazione dell'attenzione di settore. La tecnica era quella di avere addosso sostanze, un quantitativo di sostanza minimo, che era tipico dell'assunzione personale, in modo tale che laddove i soggetti venivano perquisiti non avevano le condizioni per essere accusati di spaccio. Preparavano in sostanza la loro giornata lavorativa nascondendola in cestini della spazzatura o dietro panchine e all'occorrenza se ne andavano a rifornire.